Due vittorie di forza per Trissino e Follonica nelle due gare dei quarti di finale di hockey su pista di Serie A1, entrambe fuori casa, superando rispettivamente il Sandrigo per 4-1 e il Grosseto 4-3. Il Trissino subito in vantaggio dopo due minuti grazie alla rete di Gavioli, raddoppio alla decimo in azione veloce per Mendez. Il Sandrigo sfiora il gol con Moiano, Ghirardello e Schiavo. Il portiere Zampoli ci mette del suo per mantenere il vantaggio, ma nulla può a due minuti dallo scadere quando Ardit segna. La vera svolta della gara è nei primi minuti della ripresa, quando il Trissino perviene al 3-1 ancora con Mendes, che fissa poi il punteggio definitivo sul 4-1. Domenica alle 18, gara 2 a Trissino. Il Follonica passa in vantaggio al Grosseto grazie ad una giocata in area di Marco Pagnini sull'assist del cugino Federico. Risposta immediata dei padroni di casa con un tiro in area di Rodriguez sul passaggio di Saavedra. Pochissimi secondi più tardi, atterramento in area di De Oro che dal dischetto del rigore supera Barozzi ed è 2-1. Il Follonica pareggia con Davide Banini che batte Català. Nella ripresa i ragazzi di Sergio Silva passano con un tiro da 10 metri di Federico Pagnini. Davide Banini recupera una pallina e non ci pensa due volte di rompere in area e realizzare la rete del 2-4. La risposta di Stefano Paghi, la cui conclusione si insacca in rete. Federico Pagnini e Davide Banini falliscono poi in una manciata di secondi un rigore ed un tiro diretto. Infiniti gli ultimi minuti con il Grosseto tutto avanti, fallendo anche un rigore a 110 secondi dalla sirena con De Oro. Vince il Follonica, la replica domenica alle 18 al Capannino.